aperti in zona rossa, ma i clienti si muovono solo se compare la zona bianca. L'innalzamento della criticità per la Campania, se diversamente dal precedente lockdown ha lasciato questa volta parrucchieri e barbieri aperti, di fatto nella realtà le loro attività sono aperte ma chiuse. Ad una settimana dalle nuove restrizioni, i professionisti della bellezza parlano di una riduzione molto drastica di clienti. Tra attività chiuse, difficoltà di spostamenti, ridotte capacità economiche e soprattutto il timore di questa nuova ondata di pandemia ha modificato notevolmente le abitudini della clientela, che nella maggior parte dei casi decide di accomodarsi dal parrucchiere solo per esigenze di colore o di taglio. Di fatto nei saloni di acconciatura da sempre vi è la massima attenzione agli aspetti igienico-sanitari, con standard di sicurezza estremamente elevati e già attivi anche in tempi precedenti alla pandemia. In effetti è così, basta immaginare oggi, un venerdì, noi abbiamo 3 clienti, un negozio come questo. E diciamo che è quasi la stessa cosa, però bisogna stare aperti perché bisogna pensare positivo. Noi abbiamo questa filosofia di vedere sempre dal negativo, di prendere sempre il positivo. In questi momenti qua che siamo spesso senza, ci guardiamo in faccia, facciamo formazione tra di noi, cerchiamo di ottimizzare, di migliorarci. È l'unica cosa che possiamo fare per combattere questo clima di paura che poi c'è in giro, perché nonostante che abbiamo tutta una serie di dispositivi per la sicurezza delle persone, si è creato troppo un clima di terrore. Sono uscite un sacco di nuove figure, che è il poliziotto di quartiere, stanno tutti lì a puntare il dito. Le clienti in pratica, secondo lei, in questo momento hanno paura di recarsi in questi luoghi, quali possono essere i saloni di acconciatura, per potersi trattenere, per la bellezza? Sì, hanno paura. A noi arrivano un sacco di telefonate di clienti che ci dicono: Lello, io ti volevo dire che non ti preoccupare, io non sto venendo per un fatto di sicurezza, tu capirai. E io dico sì, giustamente, soprattutto le persone che hanno problematiche devono fare attenzione, ma le persone, i giovani, le persone che non hanno problemi, dobbiamo continuare a vivere. Sulla scorta di questa settimana di zona rossa, è d'accordo comunque con la scelta del governo di lasciare i parrucchieri aperti? Per certi versi sì, anche se come se stessimo chiusi, ripeto, noi sfruttiamo questa situazione in positivo. Certamente sarà un servizio alla città, ma non possiamo parlare di guadagni, non possiamo parlare di produttività, possiamo parlare veramente di servizi e basta. Cioè, oggi siamo, secondo me, a un 70-80% in meno rispetto a quello che era già un fatturato esile nel periodo scorso. Cioè, oggi io in questo momento ho messaggi di colleghi che mi stanno inondando oramai da una decina di giorni di pianti acuti, insomma, cioè, e questi vengono da tutta la regione, quindi non si salva nessuno. Faccio parte della presidenza nazionale e si ripete lo stesso in qualsiasi regione, quindi credo che l'unica cosa che dobbiamo augurarci è che questo Covid ci lasci in pace. Poi c'è tutto l'indotto del commercio, tanti commercianti sono fermi, c'è anche una situazione economica un po' traballante, in tanti, soprattutto coloro che avevano un appuntamento settimanale con il parrucchiere, questa volta ci rinunciano. E infatti mancano proprio le esigenze personali, la cena, la festa, il matrimonio, il compleanno, cioè tutto quello che era movimento di persone e stimolo a fare determinate cose oggi tende a mancare, quindi effettivamente si va proprio per esigenze di grande ricrescita di capelli bianchi oppure capelli lunghi e quindi c'è bisogno di tagliare.